Parliamo un po' di libri, parliamo un po' del fare libri. La cosa buffa è che moltissimi pensano che fare un libro è un gioco da ragazzi, basta avere un PC, un editor di testo e voilà, il gioco è fatto. In realtà in 20 anni ne ho viste di tutti i colori, stravaganze di ogni sorta, soprattutto nel mondo dell'arte. Spesso e volentieri chi ha un po' di creatività al momento di fare il catalogo del caso si sente subito editore e sa già tutto lui ha già tutto pronto. E ti dice: ma io ho fatto tutto, è tutto in Word, in pratica lo devi solo mandare in stampa. Solo mandare in stampa. In questi casi da lì comincia solitamente tutto un combattimento psicologico impari per far capire che se fai l'editore da 20 anni forse qualcosa l'avrai imparata. E quando dici che non ci vogliono 2 giorni per impaginare e mandare in stampa un libro di 180 pagine semplicemente perché è già tutto nella sua testa, forse sarà vero. E vabbè, ma che ci vuole? Dice lui. Intanto, per quanto puoi essere un superman dell'editoria, quello dell'impaginazione di un libro è un lavoro di precisione, di equilibri, di millimetri, di ritmi, spesso anche di riflessioni e di scelte ponderate. Ma magari a volte non ci vorrebbero neanche tempi biblici. Se poi una volta impaginato come Dio comanda, sempre il creativo della situazione non cambiasse improvvisamente idea praticamente su tutto. Il testo non lo vuole più all'inizio, lo vuole alla fine, le foto sono troppo chiare o sono troppo scure, e tu a cercare di spiegare che se tu hai un monitor calibrato che costa diverse migliaia di euro e lui le guarda sul cellulare, non bisogna stare neanche lì a discuterne. E il formato non va più bene, certo, perché magari se tu l'hai impaginato in Word in formato A4, mentre il formato di stampa era 21x21, adesso non ti riporta più niente e non sei più contento. E le didascalie non gli piacciono e sono troppo piccole, certo, perché poi sempre guardate dal cellulare, e il colophon e la copertina, insomma non va più bene niente. E intanto passano settimane, mesi, e tu, come diceva il Sor Perozzi in Amici miei, impagina, scompagina, rimpagina, riscompagina, e non si finisce mai, e se ne vanno centinaia di ore di lavoro così inutilmente, quando all'inizio si era detto che bastavano esattamente 2 giorni perché era tutto pronto. Non fidate mai di quelli che vi dicono è tutto pronto. 90 volte su 100 non lo è. E allora che cosa significa fare un libro? Significa innanzitutto che ognuno deve fare il suo mestiere. L'autore deve fare l'autore, l'artista deve dipingere i quadri e non il catalogo, il curatore deve pensare alla mostra e non trasformarsi tutte le volte in editore, il grafico deve fare il grafico, il fotografo deve fare il fotografo, e via dicendo. Se no c'è il rischio che anche il tipografo si voglia mettere a fare il curatore e mettersi a sindacare su tutte le cazzate che sono scritte nei suoi testi. Bisogna dire che in tutta questa filiera i tipografi sono sempre i più umili e discreti. Fanno sempre il loro lavoro in silenzio, sono sempre dietro le quinte e spesso ti aiutano anche senza dirtelo. Bisogna dire che in Italia in questo settore c'è una professionalità eccezionale. Quindi fare un libro non è un gioco da ragazzi, ma un'operazione complessa che vede insieme in campo tante professionalità diverse. Soprattutto se non è un romanzetto di solo testo, ma un vero e proprio catalogo d'arte dove a interagire sono veramente decine di fattori. Tutti importanti, soprattutto per raggiungere quello che poi è lo scopo finale del libro, cioè ovvero trasmettere un contenuto e fare in modo che chi sta dall'altra parte, il lettore, riesca a comprenderlo fino in fondo. Per cui il messaggio è: non pensate mai che fare un libro è una cosa che possono far tutti, e quindi se volete un risultato di un certo livello affidatevi sempre a chi lavora a un certo livello.